Cool Kids, come sono cool anche i nostri ragazzi, i nostri protagonisti di Facce da Radio 3. E come avevo detto, qui a R9, a Facce da Radio, abbiamo i protagonisti, i primi protagonisti della nuova schiera di ragazzi che si batterà per fare la voce di Facce da Radio nel 2017. E andiamo a presentarli, li abbiamo già conosciuti venerdì scorso, e abbiamo qui Martina, Francesco e Enrico. Ok, quindi ragazzi, io con i nomi a volte ho un po' di problemi, però adesso l'ho fatto un po' apposta a creare un po' di suspense. Beh ragazzi, io voglio sentire la vostra voce, perché a casa, per potervi votare, per potervi sostenere, hanno bisogno anche di sentire la vostra voce. Martina, te per esempio, tutto a posto? Come hai superato il trauma della prima volta con il weekend di mezzo? Ti sei ripresa? Sì, dai, mi sono ripresa. Okay. Sto bene, sono in forma, pronta per questa puntata. Ah, perfetto. E invece Francesco? Beh, probabilmente oggi è un po' peggio, dato che siamo di più, però sono proprio felice di essere qua. Oh, beh, io vi ho visto già nei video, perché comunque, anzi, invito tutti a farlo sul video YouTube della redazione R9, potete visualizzare già il video dei nostri ragazzi che si sono presentati appunto venerdì scorso. Quindi già siete un po' rodati, già siete un po' caldi, Francesco, quindi vi voglio belli energici. Assolutamente. Oh, qui ho una schiera, qui sono i più carichi, iniziamo già con i più carichi. Invece Enrico? Bene, e il mio trauma inizia oggi, perché l'altra volta non ho avuto la possibilità, però vediamo di superarlo subito. Sì, vi voglio vedere, ragazzi, dovete essere innanzitutto combattivi, perché poi se si sbaglia, si dice una parola di troppo, si sbaglia una pronuncia, comunque si migliora, perché se non sbagli mai, se non tagli mai una base, se non metti mai una canzone al momento sbagliato, non imparerai mai a evitarlo. Quindi sei d'accordo, Martina? Assolutamente sì. No, cito te, perché l'altra volta diceva che addirittura ti occupavi, anzi studiavi addirittura, vogliamo ripeterlo? Scienze dell'investigazione. Che storia, che scienza in particolare, molto molto curiosa. Sì, si studiano materie psicologiche e materie giuridiche, per poi poter affrontare un percorso di investigatore privato oppure all'interno delle forze armate, ovviamente superando poi il concorso. E come ci sei arrivata all'abbraccio di questa dottrina, magari in quei 19 anni, quando dici finisco le scuole superiori, il liceo, che dir si voglia, cosa faccio? Come ci sei arrivata, il tuo percorso? Io da quando ero piccola dicevo che volevo fare la poliziotta. Ah, ok. Quindi questo pallino, cioè, fu probabilmente perché mio padre è maresciallo dei carabinieri, quindi questa passione mi è nata da piccolina, poi si è tramutata col passare degli anni in qualcosa da sfruttare. Ho detto va bene, proviamo l'università nel mentre, poi vedo se riesco a fare il concorso, superarli, eccetera. Perfetto. E tutto ciò ovviamente è stato contornato da una passione per la radio, per la musica e per il doppiaggio, di cui ci parlavi l'altra volta. Il doppiaggio è la mia grande passione, è un sogno, spero di poterlo coltivare, perché da quando ero piccola guardavo film, soprattutto i film stranieri, e mi chiedevo ma com'è possibile che parlano l'italiano, però sono americani, non capivo quando ero piccolina. E poi da lì poi ho capito che mio padre mi spiegava, no, guarda, è così, ci sono delle persone dietro che provano prima, fanno degli esperimenti, vabbè, poi da lì... Sicuramente. Beh sì, vuoi sapere la mia invece? Sì, la mia? Sì, sono curiosa. Vedere i cartoni animati e sentire quelli del famoso canale, sesto canale, che era Italia 1, vedere che doppiati a Milano, le stesse voci dei cartoni animati erano quelli di telefilm, film, soap opera, eccetera, eccetera. E dicevo, ma chissà perché, quindi da lì ho iniziato a guardare i titoli di coda, ho iniziato a memorizzare i nomi e poi da lì è nata tutta una ricerca, vabbè, questa insomma è storia mia. Invece, Francesco. Io qui purtroppo, tra virgolette, sono il più piccolo di tutti, faccio ancora il liceo. Ah, ok, va bene. Studio spagnolo e tedesco, ma la mia massima aspirazione è poter andare a studiare musica una volta terminato questo corso di studi, perché è sempre stata la mia passione più grande, sin da quando, da più piccolino, con mio padre mi sono aperto al mondo del rock, magari, o del blues, mi sono subito appassionato a tutti gli strumenti musicali possibili e immaginabili, quindi ho iniziato a studiare pianoforte, chitarra. Ho capito. E quindi ti sei detto la scorsa estate, perché non provare anche a far arte con la mia voce? Ed eccomi qua. Ma sì, assolutamente. Poi questa è sempre stata una cosa che mi è piaciuta molto, poter condividere
in radio più che in televisione, dove secondo me c'è uno spazio anche più ampio per potersi esprimere. Beh, sicuramente, questa è una buona, come dicevo l'altra volta, è una buona palestra per la voce, ma soprattutto un buon canale di diffusione per quello che sia, che è appunto, come dici tu, la condivisione di gusti musicali, piuttosto che temi, piuttosto che chi più ne ha più ne metta, ok? Ragazzi, vi aggiorniamo tra poco, abbiamo già conosciuto un po' meglio Francesco e Martina, abbiamo già anche un altro ragazzo di cui ascolteremo qualcosa tra poco. Ed è con Nina Zilli che continuiamo il pomeriggio di Facce da Radio, qui è R9 e io sono sempre Giacinto che vi aspetta all'ascolto, anzi che vi pretende all'ascolto, aspetta il vostro messaggio al 366 70 52 110, un messaggio sia per me che per i ragazzi che stiamo già conoscendo e soprattutto un bel like alla loro foto che trovate sulla pagina ufficiale della radio R9 di New Radio. E continuate a farlo tutte le volte, tutti i giorni che ve lo dirò, perché poi ci saranno delle loro foto in primo piano che potrete, dal quale potrete far leva per votare, per sostenerli e per accaparrarvi la conquista della miglior voce per il 2017. Stavamo già conoscendo, abbiamo già fatto quattro chiacchiere con Martina Diciano, con Francesco, e con Enrico ci aveva detto ancora poco di lui, perché poi l'altra volta è andato via un po' prima di tutti gli altri. Ciao Enrico, ciao. Ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Oh, te invece di cosa ti occupi, cosa fai, studi adesso? Sì, non libri magari, studio musical. Oh, addirittura. Una cosa un po' diversa. Io l'ho buttata là, dico vabbè, ci parlerà del suo piano di studio, magari dei prossimi esami che starà per sostenere, invece addirittura, spiegaci, siamo tutti allora, orecchie. Sì. Questo è il motivo per cui non sono potuto rimanere la scorsa volta. Perdonatissimo. Ma... Allora, diciamo che il canto è una passione che viene da piccolo, partita dal coro in chiesa. Sì. Diciamo. Ah, perfetto. Però poi si è sviluppata negli anni e mi sono appassionato tantissimo anche ai musical, al gospel. Ho iniziato a fare parte di un coro. Okay. E da lì è nata la passione e ho capito che era quello che volevo fare nella vita. Quindi proprio una vita, gli studi. Quindi una vita dedicata all'arte, alle espressioni artistiche, in tutto, tutto a tondo proprio. Assolutamente. E quindi mettiamoci nel perimetro anche la radio, e perché non fare il talent? Facce da radio a Radio R9. Complimenti, ottima scelta. Te dov'è che hai beccato il pullman Radio R9 per poter fare il casting? Allora, davanti alla Fontana al Calabrese. Ah, quindi proprio a San, sì, Benedetto, qui in zona, hai beccato l'autobus e dire e avrei detto questa è la mia occasione. Sì. Fatto benissimo. Sembrava un autobus da fuori. Beh, era un autobus. Dentro, sì, poi sì. era una radio in miniatura. In una metratura di non so quando, non voglio mai neanche dirlo, perché è gigantesco, non gigantesco fisicamente, ma proprio la filosofia è grande. E invece, beh, noi, i nostri ragazzi hanno molti hobby, proprio Martina ci parlava addirittura, hanno tutti delle vite molto differenti tra di loro, che sembra un po' impossibile pensare, perché li vedi qui tutti quanti innamorati di radio, e invece trovi dietro le quinte molti aspetti. Martina, di cosa quindi, qual è stata il tuo hobby principale, che cosa hai coltivato di più? Dalla tenera età di 5 anni, sì, praticavo nuoto all'inizio. Ho avuto degli insegnanti che mi hanno portato ad apprendere tutte le tecniche natatorie. Poi piano piano sono entrata nel settore agonistico, fino ai 18 anni ho praticato nuoto agonistico. Sì, è stata una grande esperienza di vita e mi ha insegnato molto. È uno sport salutare, concordo, faticoso e ci vuole molto impegno, sacrificio. È e poi vero. È uno sport solitario, perché sei tu contro una striscia sotto che trovi in tutte le piscine, che ti aiuta a tracciare il percorso. Sì, assolutamente sì. Quindi grande scuola di vita e lo consiglio a tutti, dovete imparare a nuotare, a una sicurezza sulla vita. Anche io di prima persona lo mi abbraccio, vado di coda al consiglio di Martina. E beh, non hai fatto solo nuoto, però dicevi, no, addirittura. No, non solo nuoto. Non solo in acqua, Martina, no, non la troviamo acqua. Solo in acqua e in radio, ma... Ma ho praticato, ho preso il brevetto di paracadutismo, quindi mi sono lanciata per 3 volte per prendere il brevetto, un'emozione unica, indimenticabile, spero di rifarla a breve per la gioia di mia madre, tra virgolette, perché lei mi sconsiglia sempre, no, per favore, ha sempre un po' il timore, ma... Eh beh, sì.
Vabbè, è normale. Non è come essere in radio, essere sopra un pendio e ci buttiamo, appunto. Per adesso ci coltiviamo la radio. Assolutamente. Adesso ci coltiviamo facce da radio. Quindi abbiamo un po' conosciuto meglio adesso anche Enrico, poi abbiamo anche adesso ascoltato le passioni di Martina. E ragazzi, continuate sempre a cliccare la loro foto, perché che sia in modo tale che sia popolarissima. E soprattutto scrivete un saluto a me e a loro al 366 70 52 110. Se non vi convinco io tra un po', lo faccio imparare a memoria a loro, così lo farete. Perché già vedo qualcuno, vedo già qualche messaggio, ci saluta Giuseppe, ci saluta Antonio, ci saluta Gaetano, e ci dicono tutti, ci augurano tutti un grandissimo in bocca al lupo, sia a voi che a me. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Vorremmo un posto, ma noi invece postiamo, perché la fase è quella giusta di postare la foto dei nostri ragazzi che sono venuti a trovarci qui, che si contendono il microfono di facce da radio. E siamo sempre qui in onda alle 18:30, siamo puntualissimi per le nostre cadenze, per conoscere i nostri ragazzi, e vi ricordo sempre di mandare un bel messaggio al 366 70 52 110. Arrivano già dei saluti per i nostri ragazzi, sia per Enrico che per Francesco che anche per Martina. E abbiamo già salutato dei ragazzi, degli amici che ci hanno ascoltato, che ci stanno ascoltando, che ci hanno salutato. Ragazzi, mettete anche un bel like alla loro pagina, alla loro foto, nella pagina Facebook Renove di New Radio, perché quindi noi abbiamo postato, a differenza di quello che citava la canzone che abbiamo ascoltato qualche istante fa. Allora, abbiamo appena ascoltato, prima ci eravamo soffermati sulle passioni di Martina, adesso conosciamo anche un po' meglio Francesco, che ci dice qualcosa sulla parte della sua passione per la radio, che ovviamente è un po' una nota diversa rispetto alla sua vita. Però Francesco, dici qualcos'altro di te. Ma come ho detto prima, praticamente tutta la mia vita è votata alla musica, quindi suono, scrivo, cerco sempre di infilarmi in ogni ambiente nel quale si produca musica. Ah, ok. Quindi ho un paio di band, cerco sempre di... Perfetto. Appunto, inserirmi in ogni contesto. Ma che bella notizia, noi le band le amiamo, le corteggiamo come si corteggiano le farfalle. Ma che dico, farfalle, mo è una metafora che ho usato così, però va bene. Poi per il resto sono molto cliché, perché mi piace molto viaggiare, ma non il solito viaggio nel campeggio, proprio sì, statico. Mi piace anche prendere lo zaino, andare da qualche parte, così. Sì, te mi dicevi anche che eri un appassionato di lettura, quindi per una volta abbiamo una passione un po' più statica, che però si sta perdendo. Sì, non sono mai stato un appassionato di sport, sono molto più sedentario, quindi mi piace mettermi in casa con il mio libro sul divano, sono piuttosto sedentario. Beh, va bene, l'importante è appunto che la sedentarietà magari ti fa lavorare il cervello, ti fa scoprire tutti gli aspetti da curare per coltivare le tue passioni. Quindi tra cui anche la radio, ascolterai molta radio, immagino ascolterai anche molta musica, che ti permette di avere un bagaglio importante, no? Ma non credo di avere un bagaglio così vasto, però comunque cerco sempre di scoprire cose nuove. Diciamo che è un buffer che può crescere sicuramente, no? Assolutamente. Appunto. E poi abbiamo anche Enrico, che ci parlava di tantissime cose. Dietro le quinte ce ne diciamo di tutti i colori, ci raccontiamo, ci siamo raccontati vita, morte e miracoli. Ciao Enrico, qui, ciao di nuovo, perché vabbè, siamo conosciuti già un mese fa pure io, va bene. E invece Enrico, sì, mi dicevi che come la nostra Martina ti hai dilettato anche sul nuoto. Sì, ho fatto anche il corso, ho preso, cioè, per il bagnino di salvataggio. Addirittura. Però diciamo che lo sport per me è stato sempre uno sfogo, cioè perché non riesco a stare fermo, cioè mi devo muovere. Ok, quindi non a caso ho usato la parola diletto, perché mi dicevi che non lo fai per spirito puramente per agonismo, ma lo fai più per quasi per uno sfogo, quindi sì. Sì, per sfogare la mia iperattività. E infatti vedo che vedo che in una vita giovanissima sei stato già iperattivo, ti sei dato all'atletica, al tennis. Sì, ho fatto un po' di tutto, poi cioè, per motivi, cioè anche pattinaggio, così, ho provato di tutto per capire anche cosa mi prendesse di più, dalla pallavolo, insomma tutto. C'è una cosa che poi accomuna tutti. Perfetto, quindi sei un po' poliedrico dal punto di vista sportivo, sei uno che dovunque lo metti anche a giocare d'estate, sei in grado di fare tutto. Assolutamente. Quindi il compagno ideale per andare al mare, per giocare a beach volley, per giocare a beach soccer, per giocare a tennis, per farsi una nuotata fino agli scogli e tornare indietro, ma anche arrivare, non so, in Albania, e anche per farci una corsetta sul lungomare, su 10 km di lungomare, tra il 99esimo chalet e il primo.
e anche ritorno. Se non sapete cosa fare, contattatevi subito. Ah, ecco, quindi... Però prima mettete mi piace alla pagina di Facebook Radio R9. Oh, bravissimo, bravissimo. Lo invito tutti a fare, scrivete e sostenete i tre ragazzi che oggi abbiamo. Abbiamo Martina, Francesco Ciarrocchi e Enrico. Ci ripeti il cognome? Cava. Enrico Cava. Quindi vado al contrario. Enrico Cava, Francesco Ciarrocchi e Martina Diciano. Oh, non abbiamo fatto un gaffe nell'arco di un nome e un cognome, benissimo, perfetto. Beh ragazzi, allora, noi ci ritroviamo tra poco e mi raccomando ragazzi, fate di tutto per farvi arrivare saluti al 366 70 50 210. Nel frattempo vi stanno guardando sulla pagina Facebook R9 di New Radio. Tra poco di nuovo con i nostri ragazzi, continuiamo a conoscerli magari con qualche curiosità in più. A tra poco. Era Jennifer Lopez che continua alle 18.46 a far parte della playlist dell'Elite Parade di Facce da Radio qui a Radio R9. E sono sempre in compagnia di Martina, di Enrico e di Francesco per questo pomeriggio targato Talent Facce da Radio, più che Facce da Radio, Talent Facce da Radio, proprio perché loro si contendono il titolo di Faccia da Radio o anche Voce da Radio del 2017. E dicevamo appunto che loro sono tutti accomunati da passioni diverse, cioè sono accomunati da una passione per la radio che però viene fuori da diverse ramificazioni, quindi una specie di punta di iceberg che è comune a tutti, però sotto c'è un bagaglio molto 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 ampio. E sono qui in tre, no? Voi dovreste vedere la scena, sono qui in tre, cercano di capirsi e si stanno capendo, condividono commenti sulle canzoni che mettiamo in onda, guardano me, mi chiedono come sarà il futuro qui a Facce da Radio. Mi sembra un po' di rivedere la scena di un film che è The Dreamers di Bertolucci, dove i tre amici, oltre a fare certe cose, va bene, siamo in fascia protetta, facevano anche curiosità, insomma, citavano anche molti film. Ma a proposito di quel film, Martina, te mi dicevi che c'era un anniversario, una ricorrenza molto un po' particolare. Sì, sono 53 anni che è morta una cantautrice famosissima francese, Edith Piaf. Ah. E oggi ricorre il suo 53esimo dalla sua morte. Ed era una cantante molto particolare, con un vissuto molto molto intenso, e ha tentato un suicidio. Ho capito. È stata un vissuto particolare, sì, dalla sua infanzia in poi l'ha toccato parecchio. Quindi un po' come i protagonisti del film che abbiamo detto, sì, che abbiamo citato. E lo citiamo non solo così, non a caso, ma perché uno dei brani di questa storica cantante è presente nel film. Sì, al Via Rose, sì. Una canzone molto toccante, perché lei aveva una voce molto particolare, sia con quell'R francese che, insomma, dà un tono. Tutti. Tutto il mondo ama la francese. A questa canzone, quindi poi è stata la più famosa di questa cantautrice, ecco. Voi avete visto il film, sicuramente se ne è parlato molto perché era un film un po' piccantino, che forse magari, chissà se perché Francesco ed Enrico sono un po' più piccolini di noi e di me soprattutto, e magari forse era un po' vietata per loro la visione di questo film. Però voi vi piace il cinema, ragazzi? Moltissimo, assolutamente. Ah, ok, quindi siete pronti anche per le nuove uscite, le nuove anteprime in sala? Sicuramente siete prontissimi, io già vi vedo che siete presi dai cartoni animati, quelli in 3D fighissimi, che può anche essere adesso quello dei gatti, che si chiama, se non sbaglio, Pet, quello che vede protagonisti gatti e cani in una casa. Tra l'altro i nostri ragazzi prima si commentavano, dicevano qualcosa su gatti, cani, chi preferisce più il gatto, chi preferisce più il cane. Sì, beh, io i gatti non mi piacciono proprio, assolutamente, sono opportunisti secondo me, pensano solo al proprio bene, quindi non li sopporto proprio. C'era invece, se non sbaglio, non era Enrico ma era Francesco, che aveva un'idea invece un po' diversa. Sì, assolutamente, qui io e Enrico siamo in due contro uno perché siamo entrambi del team gatto. Enrico non si era espresso moltissimo. No, io devo dire anche io amo tantissimo dei gatti. Quindi più dei gatti? Io invece... due li amo tantissimo. In genere è contrario, la ragazza, la donna della situazione è più attaccata al gatto perché il gattino fa le fuse e poi inventa, scusatemi, però a volte vedo che si inventano situazioni, si inventano in emozioni ai gatti che poi secondo me non hanno, però il gatto quando ti guarda, quando fa questo è perché pensa, perché forse me non pensa, però va bene. E quindi le ragazze sono molto così e i ragazzi sono più da cani, tra virgolette, invece qui la situazione è inversa.
Cioè Enrico, quindi insomma, me la spiegate perché, non so, è veramente, veramente, curiosità R9. Quindi Martina invece te sei più da sì, cagnolino. Il cane è fedele, sì. Fedelissimo, il gatto no, preferirebbe se tu al gatto... Come no? Il partito ragazzi? Preso di Martina, no a un gatto. No al gatto, il gatto è opportunista, a me le persone opportuniste non mi piacciono, oh, invece oh. Mi piacciono i cani perché sono fedeli, sono, danno un sacco di amore. Senza un amore incondizionato, senza ricevere in cambio qualcos'altro, e quindi invece il gatto non è così, assolutamente no. Beh, più fedele il cane, ma un po', ha diciamo un modo di esprimerlo più diretto, la sua fedeltà, un po' la fedeltà un po' innata, come anche hanno la fedeltà innata i radioascoltatori di Radio Renome che vi stanno ascoltando e che ci scrivono tantissimi messaggi al 366 70 52 110. Vi sostengono, dicono tutti: vinca il migliore, vai Martina, forza Francesco e vai alla grande Enrico. È la nostra Marisa che ci scrive insieme al nostro Fabrizio e noi li salutiamo e li invitiamo anche a mettere un bel like alla foto di gruppo che hanno fatto oggi sulla pagina Facebook Renove del New Radio, e salutiamo tutti tra poco e ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui con Martina, Francesco ed Enrico a tra pochissimo. E siamo sempre qui con Facce da Radio in fase quasi conclusiva, anzi direi che sono le 19 e qualche secondo, e quindi io mi quasi vedo costretto a iniziare a salutare i nostri ragazzi che sono stati protagonisti di questa puntata, questa prima puntata dove li vediamo un po' più, li conosciamo un po' più a fondo. Oggi abbiamo avuto Martina, ciao. Abbiamo avuto Francesco, abbiamo avuto Enrico. Buonasera. Che si sono un po' dimenati, addirittura l'ultima trovata era, ne abbiamo parlato addirittura da un film, è venuto fuori il discorso tra cani e gatti per l'uscita del film Pet e c'è stata una diatriba tra sessi, tra maschietti e femminucce, gatto cane, quindi c'era Francesco che si batteva per i gatti spalleggiato da Enrico, Martina che invece stava lanciando una specie di, non so, di una specie di campagna elettorale assolutamente sì, pro cani. Ce l'hai al volo invece Francesco un partito, una cosa, una sorta di slogan per i gatti? Associazione Palla di Pelo. Associazione Palla di Pelo, che i maggiori esponenti siete appunto Enrico e Francesco. Te Enrico sei sicuro? Non è che te ti fai magari fregare dal fatto che lui è un maschio, dici sa, non sto con la femmina, sto col maschio, no, come si faceva all'asilo. Amo anche i cani, assolutamente, però stanno 100 passi sopra i gatti. Sono furbi, sì. Sono scaltri, sì. Sono. Ma sono affettuosi anche i gatti. Io non voglio essere molto di parte, voglio essere un po' che in situazioni diverse mi diletto con tutti e due. Chissà cosa ne pensa invece la gente a casa, che ci scrive ancora al 366 70 52 110. A volte siete molti e siete tanti, non riesco a leggervi tutti oggi. Continuate a farlo anche domani perché avremo altri ragazzi. I nostri ragazzi di oggi, e quindi Martina, Francesco e Enrico, ci torneranno sicuramente a trovare lunedì prossimo, comunque la settimana prossima, tanto vi aggiorniamo volta per volta sulle novità di Facce da Radio 3. E fate sempre mente locale quando prendete uno smartphone o un computer, fate sempre mente locale e cliccate sempre un bel like a ogni attività di facce da radio e di Radio R9, ma soprattutto rendete proprio una sorta di cimelio comune le foto che io faccio a loro sulla pagina Facebook R9 di New Radio. Ragazzi, io è il momento dei saluti, finalmente, però è ora che smetta io di parlare, sono 19.02, io vi faccio un saluto Martina, ciao. Spero a presto, ciao, sicuramente ciao a presto. Tutti gli ascoltatori. Vai con i saluti il nostro Francesco. Ciao a tutti quanti, grazie di averci ascoltato. Vai Enrico. Buona serata a tutti. Oh, e i nostri saluti, loro sono un po' tristi, io faccio questa piccola parte, sono un po' tristi, infatti erano molto più convinti prima. Potete risvedervi, tra l'altro, la puntata che stiamo per concludere sul nostro canale YouTube che si chiama Redazione Radio R9. Vedete la puntata di oggi dove si sono rivelati un po' i nostri ragazzi. E oggi adesso invece con il saluto sono un po' tristi. Faccio io un grande saluto di incoraggiamento a Martina Ciano, a Francesco Ciarrocchi, Enrico Cava, vai, non ho sbagliato né un nome né un cognome, e vi do ancora una volta appuntamento alla prossima settimana o quanto prima, ok?
Va bene ragazzi, video belli carichi, hanno dei sorrisi smagliantissimi perché sono felici di essere qui ma sono tristi perché devono andare via. Io vi do appuntamento a domani, sempre con Facce da Radio e sempre con la buona musica di Radio R9 che comunque continua anche dopo la fine della nostra trasmissione. Buonissima serata dal vostro Giacinto e a presto!